Allora, siamo qui con Federico Passerini al termine della partita di Vigevano, Forenergy Vigevano contro Sette Laghi Gazzada. Al di là della sconfitta poi per la tua squadra e, diciamo, prima col tuo coach, con un scarto forse un po' troppo punitivo per come si è svolta la partita, una prestazione super da parte tua, 29 punti, è decisamente incontenibile stasera. Una tua impressione dal campo della partita di oggi e poi per quello che vi vedrà protagonisti da qui al termine, già a partire dalla settimana prossima contro Saronno, che all'andata poi fu la parte tua, no, con il protagonista di quella bomba sulla sirena. No, sapevamo che venire a giocare a Vigevano era proibitivo per noi. Siamo, sì, siamo quarti, stiamo facendo un buon campionato, però le prime tre sono di un'altra categoria, lo sapevamo, sapevamo di venire qua e fare la partita perfetta. Non a caso il primo quarto siamo entrati con la testa giusta, abbiamo aggredito gli avversari e abbiamo finito sopra di uno, se non sbaglio. Il secondo quarto, appena abbiamo lasciato un minimo di inerzia a loro, hanno preso il largo e noi mentalmente lì siamo usciti dalla partita, purtroppo, perché ce la stavamo giocando bene. Come abbiamo già dimostrato all'andata, noi siamo in grado di fare, di disputare certe partite di alto livello. Purtroppo nel secondo quarto abbiamo preso questo parziale che ci ha un po' tagliato in due il morale. Siamo rientrati bene nel terzo quarto, però quando il divario è di 20 punti diventa importante recuperare, fare lo sforzo fisico è davvero dura, soprattutto perché noi non abbiamo rotazioni a 10, ma abbiamo rotazioni a 7-8 giocatori. Oggi sono stato io quello che ha segnato di più, sono stati bravi compagni a mettermi, a crearmi i tiri giusti, con, diciamo, con qualche punto in più in mezzo all'area, perché ho visto le statistiche, abbiamo segnato più da 3 punti che da 2. Se riuscivamo un po' a trovare soluzioni diverse, sicuramente potremmo perdere, sicuramente con uno scarto minore, perché alla fine abbiamo lasciato andare, però sicuramente avremmo potuto portarla fino alla fine tirata. E poi si sa, quando mancano 2 minuti, sia di punto a punto, può succedere di tutto, può succedere. Adesso ci aspetta un cammino davvero difficile, perché dobbiamo ancora incontrare Saronno, Nerviano, dobbiamo venire a giocare da noi, però comunque loro sono squadre in corsa per i playoff e sicuramente non ce la faranno, ci danno partita facile. È lunga e sarà importante arrivare almeno quarti alla fine del campionato per avere lo scontro diretto al primo turno. Speriamo bene, arriviamo da un periodo buono, arriviamo da una striscia di vittorie importanti. Ci aspettavamo che oggi avremmo potuto perdere, dobbiamo rimanere con la testa concentrati sul nostro obiettivo e continuare a crescere qui alla fine del campionato e arrivare davvero pronti ai playoff, dove si riazzera tutto, i valori si riazzerano e è un altro campionato praticamente. Speriamo bene. Vigevano, secondo me, al momento, con il problema americani non lo dico, però è una delle più forti, mettiamola così. No, però se lo meritano, perché giocare davanti a 1500 persone è sempre bello, fa sempre piacere. Bene, ci sono altre domande? A posto, grazie così mille. E in bocca al lupo. Grazie.